24 maggio 2014, 24esima puntata di Fuorigioco, sarà l'ultima di questa stagione 2013-2014, la prima stagione di Fuorigioco, hashtag Fuorigioco, il programma con la doppia G, il programma un po' cialtrone, un po' serio, anzi, soprattutto serio, ma anche cialtrone. Sì. Decisamente. Infatti no, volevo dire finalmente, perché non ce la facevo veramente più a stare con te. Però vedi, 24esima puntata, il 24 maggio, puntata finale, quando c'è la finale di Champions League. Le cose non capitano mai a caso, Marco, non capitano mai a caso. Quante volte te lo devo dire? Non lo so. Vabbè, basta così? Sì. Va bene detto due volte? Sì. Pure la terza? Sì. Evitiamo la terza, dai. Evitiamo la terza. Come avete potuto ben sentire, c'è Marco Iannotta qui a fianco a me per l'ennesima volta. Sì, buonasera a tutti, ecco. Benvenuti. E niente, noi stiamo godendo intanto di una aria condizionata appena accesa. Sì, non vi dico, sì. Ragazzi, come si sta bene? Io... Perché fino adesso qui c'erano le cozze attaccate. No, vabbè, c'erano temperature belle alte. Adesso invece si sta freschi, si sta bene. Starete freschi anche voi se ci ascoltate da ora in poi per un'oretta insieme. Sigla. Jingles. Pronti, sei fuori gioco? Ma fuori gioco? No, è fuori gioco. Carabinieri, polizia, arrestate, guardaline. Allontana pugni topo. Portiere culone. Fuori gioco. Cominciamo questa ultima puntata in lieve ritardo, sono le 19.04 minuti di Fuorigioco con la doppia G. Vi ricordo che per interagire con noi potrete utilizzare in quest'ora, l'ultima ora del 2013-2014 insieme, l'hashtag Fuorigioco con la doppia G su Twitter. Noi salutiamo velocemente Demetrio Bertoletti che ci dice: vi posso salutare, vi posso sentire solo 10 minuti, prego salutatemi, tipo il messaggio che esce sotto, no? In TV, vabbè, per favore leggetelo, per favore mandatelo. Ho capito, ma chi se ne frega? Lui ha detto per favore salutatemi, lo salutiamo. No, siamo in radio e bisogna salutare. Salutiamo tutti insieme Demetrio Bertoletti che ci dice: ci mancherete, mi mancherete, non credo. Però, sì, tra l'altro a un mese dal suo matrimonio c'erano qui delle ragazze che chiedevano il suo numero, però noi non lo possiamo dare. Non, il numero. Sì, non lo possiamo dare per la povera Valentina, povera non perché ci sono le ragazze che corteggiano Demetrio, ma perché sta per fare l'errore più grande della sua vita. Sì. Ci dispiace per Valentina, ci dispiace per lei. Insomma, se possiamo stare vicino in qualche modo, telefonate a Marco Iannotta per qualsiasi cosa. C'è lui che ci pensa di solito. Io sono una persona sposata, lui senti... felicemente fidanzato, ma molto traditore, diciamoci la verità. Ma lui... non è vero, poi ci ne ha numerose, ne ha numerose alle spalle, adesso non si può dire proprio. Vabbè, dopo mi vendicherò. Allora, la Serie B non ha giocato, Marco, nel senso, non ha giocato il turno intero, il penultimo del campionato cadetto 2013-2014. Si sta giocando un anticipo quest'oggi, poi si giocherà domani perché finita la Serie A, la Serie B si impossessa della domenica. Siamo arrivati al quarto minuto della ripresa a Novara. Novara e Varese sono sullo 0-0. Sì, le cose più importanti sono i 5 cartellini gialli. Basta, niente, non è successo niente. Anche perché è una partita molto tesa. Vi ricordo abbastanza che entrambe le squadre si giocano la salvezza, sono in questo momento nella zona playout, quindi è molto molto delicata. Perdere significherebbe appunto sganciarsi dalla zona salvezza e ricadere in quelle sabbie mobili dei playout. Sì, intanto lo stesso Demetrio ci ha riscritto: datelo il numero, quindi no. Allora il numero no. Il numero, però datelo il numero, scrivete per bene, insomma. Sì. Oltre che solidarietà a Valentina, apriamo un nuovo hashtag. Solidarietà a Valentina, per Valentina, per il povero Demetrio Bertoletti, che insomma le si accolla, come si dice da alcune parti. Ma in settimana che cosa è successo? Cambiamo argomento, se no sembra Demetrio Bertoletti fuori gioco forever. Sì, infatti, ma guarda, ne sono successe tante, a cominciare dai primi allenamenti delle nazionali, che tra un po' partiranno per il Brasile, perché appunto a breve inizieranno i tanto attesi mondiali brasiliani, le spese folli del Paris Saint-Germain, che ieri ha comprato David Luiz per quasi 60 milioni di euro, cifre veramente astronomiche. Oppure non so, abbiamo la Formula 1 che è ritornata questo weekend, abbiamo le qualifiche, dopo leggeremo le qualifiche. Ne parleremo. Intanto...
Sì, sì, intanto scusami perché è il Giro d'Italia, è il Giro d'Italia con la vittoria di Battaglin a Europa, una grandissima ultima salita da parte del corridore romagnolo, che è riuscito così a prendere il primo posto davanti a un altro italiano un po' deluso per la classifica generale, vale a dire Cataldo della squadra Sky. Ma sì, sì, no, Rigoberto Urán rimane comunque in maglia rosa. Sì, e sì, quindi? No, dicevo, per completare il discorso, no, perché, davanti, sì, a Evans. Sicuramente, davanti a Evans a circa 32 secondi, se non sbaglio, giusto? Sì, 32 secondi, esatto. Perfetto, vedi, io so tutto, tu no, devi leggere. Vabbè, andiamo avanti. Dicevi, appunto... Ah, che, scusami, sì, no, sì, prima di andare avanti. Sì. Facciamo un grande in bocca al lupo al volontario che oggi è stato investito al Giro d'Italia. Insomma, c'è stato questo bruttissimo incidente, questa brutta vicenda. Sì, la motocicletta numero uno della Rai con, sì, l'operatore e ovviamente il pilota della motocicletta ha investito questo volontario che era proprio in mezzo alla carreggiata ed è stato investito. Si dice che non siano proprio buone le sue condizioni in questo momento. Però, chiaramente un in bocca al lupo. Vabbè, andiamo avanti e parlando di Giro d'Italia, al terzo posto si è classificato un certo Pantano. E noi abbiamo in collegamento proprio lui, appena arrivato sulla montagna di Europa, Stefano Pantano. Ciao Stefano, sei un po' affannato. Ciao Vito, ciao Marco, scusate l'affanno ma è stata veramente tosta. Grande Stefano Pantano di Mondo Pallone. No, ovviamente stiamo scherzando perché Pantano, il corridore colombiano, non ha niente a che fare con il nostro Stefano Pantano di Mondo Pallone. Ciao Stefano. Ciao ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori. Senti, allora, tu sei vice coordinatore del grandissimo lavoro e della grandissima rubrica che, se così vogliamo chiamarla, che Mondo Pallone in qualche modo sta portando avanti, non in qualche modo, sta portando avanti in un modo eccellente, direi, riguardo i mondiali. Allora, quanto manca l'inizio del mondiale? Raccontaci un po' questo lavoro che sta facendo Mondo Pallone sull'avvicinamento in questo momento del mondiale 2014. Mancano esattamente 19 giorni al mondiale. La nostra squadra di mondopallone.it, capitanata da Francesco Cucinotto, è già partita da proprio poco tempo, 3 mesi. Siamo partiti da 3 mesi con le storie sulle edizioni precedenti dei mondiali. Invece da una quindicina di giorni abbiamo iniziato con i lavori sugli stati, le presentazioni delle squadre. Con delle foto, tra l'altro, bellissime, ho visto anche delle caricature davvero, sì, davvero interessanti, sì, la presentazione delle squadre che poi secondo quale sistema avviene? Allora, ufficialmente sono partite il 21 con l'Algeria, seguiamo l'ordine alfabetico così non si sbaglia. Giusto. Poi ogni giorno esce una caricatura realizzata dal nostro Michael Paci che ve le consiglio, sono eccezionali. Perfetto, ho visto sui vari allenatori, sui commissari tecnici, poi c'è stata anche la rubrica sugli stadi e sulle città realizzata da Francesco Davide Scafà che è veramente completa. Chi? Francesco Davide? Grande Scafà. Ah, okay. E Stefano, una domanda seria. Ma che siete a dire? Ecco, proprio lui. Esatto. No, una domanda seria. Che cosa? Qual è l'obiettivo? Insomma, che cosa? Dove vogliamo? Dai, lo dico. Sì, sì, dove vogliamo, certo, arrivare con questi mondiali? Con questi mondiali vogliamo arrivare al 12 giugno, giorno dell'inizio, con una guida completissima in ogni cosa. Dagli stati, passando alle città nazionali, gironi, scommesse, fantacalcio, mamma mia, caricature dei CT, un lavorone. Un lavorone che tra l'altro sta già riscuotendo un grandissimo successo anche sui social network. Sì, la pagina fan su Facebook è cresciuta tantissimo, poi anche le visite sul sito sono state ottime, questo è...
È un ottimo incoraggiamento. È un motivo di grande soddisfazione. Di orgoglio, sì. Certo. Assolutamente, ti ringraziamo Stefano. Allora, buon lavoro e seguite ovviamente il nostro sito mondopallone.it che vi aggiornerà su qualsiasi cosa voi vogliate sapere sul Mondiale 2014. Certo. No, volevo dire a Stefano di mangiarsi qualcosa adesso perché, insomma, dopo la salita è tosta. Ma perché sei arrivato terzo? Pantano, dai, infatti, potevi arrivare primo, eri lì. Ferma dal bar. Ecco. Ah, ecco. Come al solito, io... viziaccio. Maledetto. Grazie a Stefano Pantano, grazie. Ciao ragazzi. Ciao, ciao Stefano, alla prossima, anzi al prossimo anno. E allora, ritorniamo in studio che sono le 19:12 minuti. Ancora. Questa ultimissima mancano ancora 48 minuti, sì. Ai noi, alla fine di questa stagione. Però dicevo, quest'ultima puntata è improntata in qualche modo a una sorta di remake, no? Rivisitazione di quello che è stato di quella che è stata la prima stagione di Fuorigioco. Quindi interverranno tutti coloro hanno presentato con una certa frequenza, perché abbiamo avuto anche il grande Scafà, abbiamo avuto anche Michele Pannozzo, però non interverranno quest'oggi. Interverranno tutti coloro che hanno presenziato in maniera più o meno costante alla conduzione di questo programma e che hanno fatto la storia di questo programma quest'anno, quindi sarà una sorta di celebrazione, ma sarà anche una sorta di resoconto e, perché no, un buon modo per salutarci all'anno che viene. Che poi tra l'altro la puntata che ha fatto la storia di Fuorigioco è stata quella con me e Milena, dove non c'eri tu. Assolutamente no. Intanto la buona Milena delle Grazie, che deve intervenire fra un po', ci scrive tra l'altro su Twitter: ragazzi, mi è caduto il cellulare in mano in mare, vi mando in privato il numero dove chiamarmi. Quindi, per farti capire a che livello stiamo. Come siamo messi male, insomma. Molto male, molto male. Quindi a Milena cade anche il cellulare in mano poco prima di intervenire poco prima di intervenire con noi. Quindi vi lascio immaginare il livello, no, dei conduttori, proprio nel momento in cui dicevi che la puntata migliore è stata quando sono mancato. Sì, no, ma è un dato di fatto. Ti ringrazio. Assolutamente. E allora volevo approfittare di questa anzi apro una parentesi, approfitto di questo momento per dare, insomma, una notizia, cioè quella che poi è stata ripresa anche a livello nazionale. E riguarda un ragazzo di Castelforte, si chiama Gianluca Avezza. Castelforte dove si trova? Castelforte, ovviamente, giustamente, in provincia di Latina, quindi dalle nostre parti, dove stiamo trasmettendo ora, e appunto un piccolo paesino al confine con la Campania. Questo Gianluca Avezza è un ragazzo affetto da sindrome di Down, però nella partita di seconda categoria, appunto, con il suo Castelforte, è riuscito a segnare addirittura 2 gol in stagione. Grandissimo. Ed è stato un bel traguardo raggiunto, insomma, perché, insomma, ha dato prova delle sue qualità ed appunto delle sue caratteristiche umane che gli hanno consentito, sto leggendo, di integrarsi in squadra e di imporsi superando qualsiasi barriera. Oh, è giusto. Siamo contenti. Bravo Gianluca, bravo Gianluca, complimenti, un applauso da tutti quanti noi. E adesso ci tocca presentarlo, ci tocca sentirlo. Perché? Perché è stato tra gli ideatori, oltre che direttore, grandissimo figlio di Put, come no, si suol dire, no, nel senso che il direttore, il mega direttore, di solito sì, lo sì. È stato anche l'ideatore ed è autore del programma che appunto state per vostra sfortuna ascoltando. E adesso capite bene perché siamo così. E quindi era giusto fare una sorta di resoconto con lui, sentirlo per questa ultimissima puntata di Fuorigioco le 2G per la stagione 2013-2014. È qui con noi di nuovo, purtroppo per noi, per voi, ma no, non è vero, è un piacere, Alex Milone. Allontana pugni topo. Non potevate accogliermi meglio, guarda. Non manca il tappeto rosso e qualche lacrimuccia qua e là. Le carampane già ci sono, che mi stanno strappando i capelli. Vabbè, grazie ragazzi, è stato un piacere fare questa avventura con voi. Devo cominciare così, il commiato? Sì, sì, no, fai vedere che ci tieni, che ci ringrazi, eccetera, eccetera. Poi dopo al telefono ci offendiamo. Va benissimo. No, dai, allora facciamolo questo piccolo excursus storico. Che dire? Io ricordo che facciamo così un po' i nostalgici, dai. Ricordo quando è nato, no? Questo Fuorigioco era più una cavolata che altro tra noi tre, no? Io e Marco, che stiamo a chiacchierare, ma quasi quasi facciamo il nostro programma radio. Io posso dire che adesso, bilancio finale, magari non diamo l'informazione,
il bilancio finale è tanta tanta soddisfazione, perché i contatti ci sono stati. Quanti ospiti abbiamo avuto? Che ospiti abbiamo avuto? Riccardo Trevisani, gente adesso si sa, Federico Casotti, Alberto Santi, Marco Russo, Giulia Di Camillo, tantissimi ospiti che alla fine hanno reso, dai, onore a questo programma che è nato con ambizioni bassissime. Ci volevamo divertire. Grazie a RAP 135 che ci ha dato lo spazio, grazie a tutti i vari Fabio Radio, eccetera eccetera, che ci hanno concerto di andare in onda, e alla fine siamo all'ultima puntata di questa stagione, e l'anno prossimo ci saranno tante sorprese, perché noi no, non finiamo qui. Ma sei a mare o a Milano? No, ma non sono né a mare né a Milano in questo momento, sto in giro per strada praticamente, si sente un po' di vento, un po' di uccellini che cingono. E dove? Dove sei? Dove sei? Io sono in giro per l'Italia, la mia destinazione vi deve essere ignota, pensiamo fuori gioco. Non lo può dire, fantastico. È un agente del mercato. Il lavoro e cerca le notizie di mercato, il problema è uno, che l'ultimo mio weekend è libero prima del delirio, diciamo così. Dai, sicuro. Dato che dal 2, sì, praticamente sì, dato che il 2, dal 2 giugno riparte Sport Italia, questa è una bella notizia che comunque ormai sapete già tutti quanti voi, si lavorerà, anzi si lavora già in maniera incredibile da ritirare su questa bella azienda, diciamo così, dopo tutto quanto è successo nell'ultimo periodo. Il 26 maggio, quindi lunedì, ci sarà la conferenza stampa di presentazione della nuova Sport Italia. Una settimana, gli ultimi preparativi, il 2 giugno si parte, quindi un'altra bella avventura. Io ne sarò parte, saranno parte tantissimi volti del giornalismo che hanno fatto parte anche di Fuori Gioco. Speriamo che ci sarà tanto sport da raccontare, soprattutto tanto divertimento, tutte le cose negative alle spalle, anche in questo caso. E per te tanto lavoro, vabbè, scusa. Ma quello sì, quello sempre, dato che Sport Italia fa mondo pallone, tra tenere a bada voi due cialtroni lì che ogni volta che vi vedete vi coccolate come foste i due più grandi, diciamo così. Vabbè, non mettiamo in giro voci che potrebbero rovinare la mia reputazione. La nostra reputazione. No, vabbè, scusate, quale reputazione? Quale? Senti Alex, a parte tutto, però, allora, Sport Italia riparte il 2 di giugno e dopodomani c'è la conferenza stampa sulla presentazione. Tu sarai una delle colonne che magari non andrà in video spesso, ma sarai lì sempre e comunque a lavorare dietro le quinte, a far sì che tutto avvenga per il meglio, ma soprattutto tu sei l'ideatore, appunto l'hai detto prima, era nato per gioco. Vogliamo descriverla la scena di quando è nato il programma, che cosa stavamo facendo io, te e Marco Iannotta? Stavamo al bar vedendoci così, dopo io abito a Milano, scendo giù, e cialtroni, perché non ci vediamo, una bella cara birretta, non mi ricordo cos'era, 11 di mattina un caffè, e poi magari guardo negli occhi Vito Coppola, ma pacca sulla spalla, gli dico, ma perché non facciamo un programma radio? Perché Vito Coppola, che già mi considera pazzo di suo, ok? Però poi sai, un po' pazzo anche lui, mi ha guardato negli occhi, un po' aveva l'intenzione di darmi un schiaffo di ma torna a Milano, cialtrone. Sì, vero. Un altro poi invece ha guardato l'altro cialtrone, che era dall'altra parte, lì accanto a lui si stava già ubriacando alle 11 di mattina, e gli ha detto, Marco, ma secondo te si può fare la cosa? Marco era già sdraiato per terra, diceva sì a ogni cosa, e quindi a questo punto l'appuntamento è stato fissato con l'editore della radio, Rossa 135, che ci ha detto, vabbè dai ragazzi. E quello è un altro matto. Uno stambriaco, uno che è da Milano la prima radio, un altro Vito Coppola. Il direttore di RAF 103.5 è matto, lo diciamo, perché altrimenti non ci avrebbe mai dato l'opportunità di poter usufruire. Soprattutto a due come voi, perché poi quando sono arrivato io è cambiata la situazione. Sì, certo, vabbè. È arrivato poi l'amico di Trevisani qua. Sì, esatto. E poi siamo andati a chiedere stile pizzo lo sponsor. Proprio, tra l'altro a un metro dal bar dove ci eravamo noi. Chi questo sabato pomeriggio di primavera sta ascoltando Fuori Gioco, qualora doveste vedere all'interno dei vostri negozi, voi dalle parti di Gaeta, uno che si aggira con un fare un po' indiscreto, si accinge ad entrare sull'uscio della vostra porta e vi guarda come per dire io sono da un Vito e voi non siete una, mettetelo in giro. Okay. Chiamate la polizia. Sta lì per spillarmi i soldi, chiamate la polizia. A proposito, parlavamo di cialtroni e ci scrive Fabio Raduan che dice la puntata di Fuorigioco più bella è stata sicuramente quella che non è andata in onda a Pasqua. È un maledetto, è assolutamente un maledetto. Ma fammi un attimo salutare, perché non l'ho fatto in apertura, il Deus Ex Machina del mixer e della regia qui a
RAF 1035, Giancarlo Faiola, che ha sanità mentale anche lui, non è che sta messo benissimo, siamo veramente un gruppo di cialtroni tutti quanti insieme. E poi purtroppo mi tocca ringraziarlo, nonostante Fabio, la sua frase, Fabio Raduan dall'Irlanda, che invece ci permette di andare on air in diretta anche su mondopallone.it. Ma lo sai che questa frase che dici ogni volta, il Deus ex machina del mixer e della radio, io ormai ce l'ho come un incubo. Sì, sì, ma questo la notte, ma, perché... no, ma questo come suoneria. Ma questo ce lo portiamo avanti da anni, vero Alex? Sì, sì, dai tempi di Antenna Gol. Quindi figurati. Va bene, chiudiamo con mondopallone. Sì. Adesso, cioè fra qualche mese, ecco, fra 4 mesi Mondopallone compirà 3 anni, un sito che sta facendo numeri assurdi in positivo, cosa che anche lì non ci si aspettava e che sta andando alla grandissima. Sì, guarda, non ci si aspettava assolutamente per un motivo semplice. Noi, allora, facciamo il solito esempio, noi viviamo in un mare con una zattera e questo mare è circumnavigato da transatlantici, ok? Cioè noi siamo con la nostra zatterina, remi in mano, cominciamo a navigare pian piano, diciamo, poi vedremo un giorno dove arriveremo. Ci stiamo facendo largo, pian piano ci stiamo facendo largo, e queste sono tantissime soddisfazioni per noi. Cioè calcoliamo soltanto che dopo 3 anni, ok, dopo 3 anni di vita quasi raggiunti, riusciamo ad essere praticamente sempre al top in motori di ricerca, ogni volta che si cercano per esempio formazioni ufficiali o approfondimenti. Stiamo portando avanti un lavoro immenso per quanto riguarda i mondiali, poi ovviamente se lo vedrete andando sul sito, il lavoro che stanno facendo Stefano Pantano, Francesco Cucinotta e tutti gli altri della squadra mondiale. Parliamo di MotoGP, di calcio, di sport vari ed eventuali, anche di dressage con Eliano Dugno, che lì ha detto stampa di dressage. Come mondo cavalli, mondo motori, mondo pallone e mondo palline, perché parliamo anche di tennis e di ping pong. Quindi. Assolutamente, e non è finita, anche calcio femminile con Matteo Portoghese e Stefano Pellone, quindi praticamente tutto completamente raccontato in maniera precisa e soprattutto tutto portato avanti in maniera seria, come il giornalismo oggi non lo è più. Io lo posso dire tranquillamente, tanto ormai se qualcuno mi vuole mandare a quel paese lo fa, anche l'ultima di fuori e gioco. E soprattutto tutto portato avanti solo ed esclusivamente con grande passione. Assolutamente, come magari facendo quel giornalismo che oggi non c'è più, continuo a dirlo, oggi siamo un po' tutti schiavi di quella testa da lì, no? Possiamo dirlo, qualcuno si arrabbierà, non lo so. No, oggi siamo tutti facciamoli arrabbiare. A noi, di quella testa lì, non ce ne frega niente, noi abbiamo accreditato un ragazzo senza quella testa lì, al Nou Camp. Vero, verissimo. Senti Alex, ma fuori gioco l'anno prossimo ci sarà. Assolutamente che ci sarà, certo che ci sarà, ci saranno sempre i soliti ospiti e non solo, tante altre sorprese che non svegliamo, siamo un po' in cantiere, ci serve un'altra birra lì a quello che è lì, come si chiama? perché al tapas di Gaeta, al tapas perché di Gaeta. Così qualche la smetti di fare il barbone in giro per l'Italia magari ci vediamo. Guarda, noi abbiamo detto il tapas di Gaeta perché questo qua si chiama, come si chiama, product placement, una cosa del genere, no? È la classica pubblicità che tu lanci lì, poi vai dal locale e ci senti tapas, sì, all'ultima di fuori gioco ho fatto pubblicità, dammi i soldi ovviamente quelli chiamano la polizia. No, ma dicevo, c'è in mente anche un progetto che potrebbe portare a durare una mezz'ora in più ai per i poveri. Sì, scusami, certo, assolutamente sì, questa è una cosa più importante che mi stava sfuggendo, una cosa assolutamente importante, praticamente in molti ci hanno detto che dura troppo poco, ma noi per quale motivo l'avevamo fatto durare soltanto un'ora? Noi non sapevamo niente, era tutto nato dall'idea di tre cialtroni, quindi non volevamo esagerare, volevamo dire va bene, dai, cominciamo a raccontare il calcio nella maniera che ci piace, in maniera diretta, schietta, col sorriso sulle labbra, proviamo facendo poco, un'oretta il sabato pomeriggio, poi pian piano, sia un po' perché noi ci dilungavamo di nostro, un po' perché la gente comunque iniziava a sentirci già con la trasmissione inoltrata, abbiamo capito che forse la formula giusta è allungare quella mezz'oretta in più che non annoia ma rende la trasmissione giusto più perché completa. Sì, un po' più ricca, un po' più completa. Per esempio oggi stiamo perdendo tempo perché non ci sono eventi a parte la finale di Champions League, ne parleremo fra pochissimi istanti con il nuovo ospite, quello che fortunatamente sostituirà Alex Milone, ma diciamo che oggi poi non c'è da parlare molto di calcio giocato, è quasi una chiusura, anzi fra poco poi con Marco esamineremo anche l'ultima giornata di campionato di Serie A, come è andata a finire con il Parma che ce l'ha fatto eccetera eccetera, però di solito quando c'è il campionato insomma non riusciamo poi a trattare tutte le tematiche sia di delle cose successe in settimana sia di quelle del fine settimana, quindi è anche giusto darci una mezz'oretta in più.
Sì, assolutamente. Tra l'altro io voglio chiudere, così poi sì, voi ve ne andate, assolutamente non sentite più la mia voce da 1-4 perfetto. Un commento lo volevo, tornando seriamente su voi. Io poco prima che voi mi chiamaste stavo leggendo un articolo, in cui ovviamente non sono riuscito a vedermi Orlando City Roma, perché giustamente si gioca dall'altra parte del mondo e c'è giusto, come dicevo prima, una televisione da tirare su in una settimana. Ma ho notato che nel secondo tempo della partita Rudy Garcia ha indossato quello che potrebbe essere la svolta tecnologica del futuro, i Google Glass. Praticamente si è messo gli occhialini di ah, Google Glass, sì. Esattamente. Fatemi e ha cominciato a registrare la partita vedendo in panchina. Pensate. Ma secondo voi, unione tra calcio, sport, idee giuste e di Google Glass ai guardalinee e anche magari agli arbitri, giudici di porta, potrebbero rendere la moviola in campo fattibile? Nel senso, io pensavo, fallo, calcio di punizione, fuori gioco, Google Glass un attimo indietro, vedi che è veramente fuori gioco, vai avanti. E se non è fuori gioco, accendi RAF 103.5 e vai su un mondo pallone, perché ci siamo noi, fuori gioco. No, mi piace molto questa cosa, non la sapevo tra l'altro, mi era sfuggita, guarda, è molto interessante. Qualche mese fa l'avevano provata anche in NBA alcuni giocatori, ed è davvero una cosa, un'innovazione da tenere sott'occhio. Sì. Giustamente sott'occhio. Chiaro. Va bene. Ne riparliamo sicuramente l'anno prossimo, tanto quest'estate si parlerà di fuorigioco, sì. Di calciomercato, magari di fuorigioco. Si parlerà di calciomercato. Ma parliamo di mondiali anche, dai. Di mondiali di calciomercato, dai. Però poi forse non si toccherà questo argomento. E quindi cominciamo a dirlo, perché sarà uno dei tormentoni del fuorigioco targato 2014-2015. Grazie ad Alex Milone. Grazie a voi ragazzi, con tanto di lacrimuccia vi saluto e vi ringrazio. Grazie a te, ciao, 19:28 minuti. Salutiamo il mega super iper direttore Alex Milone per tornare in studio. Siamo in leggero ritardo, ma ci siamo dilungati un attimo, come era giusto che fosse, con Alex per questa ultima puntata. Quindi prendo spunto da colui che interverrà nella seconda mezz'ora e chiuderà la trasmissione. Questa ultima doveva essere in studio, tra l'altro non è riuscito a venire per quest'ultima puntata, quindi da Pietro Luigi Borgia, che dice: questa è una puntata celebrativa senza grossi argomenti, ma è soprattutto celebrativa giusto per spiegare a coloro che si sono messi in ascolto in questo momento di che tipo trasmissione stiamo conducendo questa finale, un po' anomala rispetto a quello che è stato fuori gioco nei mesi passati, giusto? Giustissimo, è anche un modo per chiudere il cerchio su quella che è stata una stagione, se vogliamo la chiamiamo di prova, sì. E ci siamo trovati sull'onda, l'abbiamo cavalcata e adesso vediamo per il futuro, per l'anno prossimo, di migliorarci, perché è quello l'obiettivo, migliorarsi sempre di più. Il buon Pietro Luigi Borgia, d'altra parte, mm-hmm, e poi ne parleremo proprio alla fine, perciò lui finirà questa ospitata per quanto riguarda la 24esima puntata e ultima puntata di quest'anno di Fuorigioco. Lui tiene un corso, e uno degli ultimi figli di questo corso, che poi prelude all'ingresso e precede l'ingresso alla redazione di Mondo Pallone, ha generato non pochi, buoni nuovi giornalisti. Uno tra questi fa il suo debutto questa sera per quanto riguarda addirittura la finale di Champions League, e fa il suo debutto anche a Fuorigioco. Quindi andiamo a salutare Paolo Maragoni. Ciao Paolo! Buonasera a tutti quanti. Allora, grazie per la presentazione. No, vabbè, ci mancherebbe altro. Tu intervieni. Qui siamo seri, qui è alto livello. A parte chi conduce. Conoscendovi, la serietà la conosco. Va bene, senti, allora Paolo, è battesimo del fuoco, tu hai avuto un mini battesimo lo scorso fine settimana, seguito tra l'altro, se non vado errato, Fiorentina Torino per Mondo Pallone, ma stasera addirittura sei sulla finale di Champions League, quindi perché non fare un doppio battesimo, quello di una grandissima finale che tu seguirai questa sera e dell'intervento a Fuorigioco parlandoci appunto della finale. Che aria si tira? Manca poco più di un'ora all'inizio a Lisbona della finalissima. Allora, intanto facciamo subito uno scoop, e quindi vi do la formazione ufficiale del Real Madrid. Ah, già. Che vede l'assenza di Pepe, perché purtroppo non ce l'ha fatta, mentre invece giocherà Benzema,
Pepe sarà sostituito da Varè e la formazione scelta da Carlo Ancelotti è Casillas, Trepali, Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Contrao, Di Maria e Khedira e Modric a centrocampo con Cristiano Ronaldo e Benzema e Bale in attacco. Urca, quindi... mentre invece per Atletico Madrid ancora non abbiamo l'ufficialità, ma molto probabilmente dovrebbe giocare Diego Costa e anche Arda Turan, però non abbiamo ancora... Quindi dovrebbero recuperare, secondo gli ultimi rumors. Dovrebbero recuperare perché anche in allenamento questi giorni insomma si sono impegnati e poi anche per il fatto che molto probabilmente Diego Simeone non vorrà rinunciare proprio ai suoi cardini. Come al Camp Nou, poi casomai esci dopo 10 minuti, ma almeno ci provi a giocare. Beh, infatti, come ha fatto nelle ultime partite, però il ballottaggio era tra lui e Villa, quindi molto probabilmente però, ripeto, Simeone non rinuncerà a Diego Costa. Ma la sorpresa più che altro arriva dalla sponda Merengues, perché Marcelo parte dalla panchina e soprattutto c'è Khedira a centrocampo, che si era infortunato nella prima parte della stagione ai legamenti del ginocchio ed è tornato proprio per la finale di Champions. Nessuno se lo aspettava che partisse dal primo minuto. Sì, in effetti Ancelotti ha preferito sicuramente puntare sull'esperienza di Khedira piuttosto che sulla gioventù di Chiaramenti per sostituire l'assente Xabi Alonso. L'avrei fatto anch'io forse. Ma il Daluz di Lisbona praticamente è già quasi ricolmo di tifosi, poi tutte le due tifoserie poi proveniente da Madrid che già in patria vivono un grandissimo derby, immagino stasera. A proposito proprio di questa cosa, fino a ieri il sindaco di Lisbona aveva anche diciamo impedito i maxi schermo, però purtroppo visto che lo stadio sarà pieno, quasi 61.000 spettatori e fuori ce ne sono altrettanti, 60.000 senza biglietto, certo. Però il pubblico diciamo della fede dei Blancos e quella dei Colchoneros è abbastanza mite e quindi alla fine il sindaco di Lisbona dice ma sì, mettiamo questo maxi schermo, ve la vedete insieme la partita casomai, per creare delle bellissime immagini, sì, speriamo ce ne siano, di questo vivere insieme, no, questo derby. E in finale, Paolo, che bel battesimo del fuoco a fuorigioco, che ne pensi? Meno male, hai visto? Li ho fatti pure contenti, così abbiamo anche le ufficiali. Oh, benissimo. Allora noi ti lasciamo così vai a pubblicarle sul sito. Grazie mille per questo intervento sulla finale di Lisbona. Speriamo di poterci sentire con la prossima stagione di Fuorigioco con le 2G. Chiudiamo con un tuo veloce pronostico sulla finale di stasera. Un pronostico è molto difficile, sicuramente l'Atletico Madrid è la squadra che ha subito meno reti in tutta quanta la stagione, ne ha prese soltanto 6 in Champions League, dall'altra parte abbiamo l'attacco stellare con le 16 reti di Cristiano Ronaldo, io penso che il Real abbia più da perdere da questa partita, l'Atletico vinta la Liga se la può giocare con più tranquillità. Credo di puntare sulla vittoria dell'Atletico Madrid dei calci di rigore. Quindi la mandata, potrei ragazzi. Potrei anche sbagliare, forza, però farò giocare. Quindi Real facile 3-0. No. Esatto, perché tanto non ci prendo mai, bravissimi. Grazie Paolo, grazie mille, buona serata grazie e buona a voi, finale. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Scusa Vito, sì, intanto da Twitter il nostro buon Giorgio Grico ci ha scritto che almeno tra gli 11 titolari, sentendo penso Sky, dovrebbe mancare Arda Turan, almeno tra gli 11 titolari, poi appena avremo la formazione ufficiale la diremo. In effetti però ci sta che l'Atletico Madrid secondo me manderà la formazione ufficiale a mezz'ora dall'inizio dell'incontro, proprio perché sono in ballo nomi belli tosti e belli pesanti che possono cambiare l'esito della finale stessa. Sono le 19:36 minuti, siamo partiti in ritardo, quindi è giusto anche che il primo blocco si chiuda in ritardo. Piccolo spot, piccolo passaggio pubblicitario e poi l'ultima mezz'ora di quest'anno con Fuorigioco. L'11 in Fuorigioco! Asino! 19:39 minuti ancora di nuovo in Fuorigioco, e in Fuorigioco per segnalare le formazioni ufficiali dell'Atletico Madrid. Attenzione perché ci sono delle sorprese
nella formazione dell'Atletico, magari anche ripetiamo quella del Real Madrid. Sì, allora partiamo proprio con quella del Real, 4-3-3 con Casillas in porta, poi Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Coentrao in difesa, centrocampo Di Maria, Khedira e Modric in avanti. Mi viene da ridere perché mi fa impressione. Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale. Atletico Madrid, allora 4-3-1-2, scelto da Simeone, con Courtois tra i pali, Juanfran, Miranda, Godin e Felipe Luis, Thiago, Gabi, Koke, Raul Garcia, dietro a Viglia e Diego Costa. Quindi non c'è Arda Turan, che non c'è neanche in panchina, attenzione. Quindi sì, la sorpresa di questa finale è, ecco, che non perché c'è, non arrivavano le formazioni. Non c'è il Leonida dell'Atletico Madrid. Eh sì, attenzione, perché potrebbe mancare, eppure tanto, alla formazione di Simeone in una finale secca, in una giornata fondamentale nella storia delle due compagini madrilene. Sì. Sì, allora, intanto in Serie B com'è la situazione? A Novara siamo all'84esimo minuto del secondo tempo, il risultato è sempre fermo sullo 0-0, ospiti in 10 per l'espulsione, adesso vi dico di chi mentre internet si apre. Ecco, Safari non può connettersi al server, quindi allora, è stato espulso Cristiano nel Varese. Perfetto, Cristiano, quindi sempre 0-0. Stai facendo un intervento perfetto, 5. Alla tutti il calcio, minuto per minuto. Infatti sembravi collegato da Novara e invece poi Giovanni Scaramuzzino da... Vabbè, andiamo avanti perché stiamo ovviamente cialtroneggiando in maniera particolare. Vabbè che stiamo cialtroneggiando dalle 19 oggi, non ci fermiamo più, perché è arrivato il momento finale. Allora, non c'è motivo di chiamarlo se non anche per parlare di queste formazioni ufficiali, magari insieme a lui, esperto di calcio estero per Fuorigioco, ma perché è stato un altro grande protagonista. Praticamente non è mancato mai, se non una sola volta, se non sbaglio, nelle 24 puntate di Fuorigioco quest'anno. E sì, sto parlando proprio di lui, tra l'altro co-conduttore per diversi sabato della trasmissione, Peppe Di Giovanni. Ciao Peppe! Mi hai fatto un'introduzione la più bella della tua vita, ecco. Chi te l'ha scritta? Immagino che io, scritto qualcuno. Tu pensa che vado così, senza scrivere nulla, mamma mia. Vai così addirittura, come i grandi giornalisti. Rischio altissimo, infatti molto poco professionale da parte mia questa cosa. Vabbè. Comunque, allora Peppe, ci avviciniamo, è arrivata l'ultima puntata, abbiamo scherzato tanto, ci siamo presi. Non potrò mai più sentire la voce di Giulia Di Camillo. Ecco, questa cosa ti fa stare male, però dico, chiudiamo questa stagione, insomma, con grandissimi risultati, ci siamo divertiti alla grande e tu sei stato uno dei protagonisti di questo divertimento e anche dell'informazione, perché poi è questo il segno distintivo della nostra trasmissione, vale a dire il divertimento misto all'informazione calcistica, sempre di ottimo livello. Guarda, io penso che il vostro programma, mi permetto di dire il nostro, no? Perché ti ringrazio di avermi elogiato fin troppo. Io penso che sia la sintesi di come si deve raccontare lo sport in generale, perché lo sport è festa, lo sport è divertimento, lo sport è sorrisi, non è tutto quello che purtroppo gli è stato costruito intorno, soprattutto nel mondo del calcio. E voi, tu, che non lo dirò mai più, però sei un grandissimo conduttore, hai una pistola puntata probabilmente per aver detto una cosa del Cialtroni! Avete trovato il nocciolo, abbiamo capito come parlare bene di sport, perché è il modo giusto per farlo. Io sono veramente orgoglioso e contento di aver fatto parte per tutte queste puntate di questa famiglia, perché poi in realtà è una famiglia. Sì. Ti ringrazio, anche belle anche le tue parole, a parte i complimenti al sottoscritto che lasciamo perdere, però comunque è bello. Vabbè, perché sono visibilmente ubriaco. Quindi... ecco, no, anche perché poi è uscita sempre la parte più cialtrona che ti riguarda, ma in fondo tu ci hai tenuto sempre tanto al programma stesso, ci hai creduto dal primo momento. E ti sei affezionato anche al gruppo, al progetto e alla voglia di raccontare il calcio, appunto, come dicevi tu, tra spensieratezza e impegno, cosa molto difficile perché spesso si travalica o in un senso o in un altro, però questo è un progetto, è anche un progetto giornalistico, è anche un progetto radiofonico, un qualcosa di completamente nuovo nell'etere, e quindi noi ci stiamo provando e spero che ci stiamo riuscendo. Perché no? E io vago! Scusami, non si è sentito perché è partito. Dicevo,
diciamo che ci volevano dei cretini come noi per far partire una cosa completamente nuova dell'etere, quindi ci stava. Ecco, appunto, appunto, sono d'accordo. Allora Peppe, noi ti salutiamo, ci salutiamo per quanto riguarda questa. Intanto dove sei? Sei a Roma, a Palermo, a Milano, a Frosinone? Sono a Roma e sto andando alla gara 3, che ci sono i playoff. C'è Roma contro Cantù, gara 3, Roma ha vinto due partite in a Cantù. Se vince la terza arriva alle semifinali, un risultato inaspettato, che ha fatto una stagione un po' sottotono, è arrivata a testa. Vero. Però ha vinto due partite con Cantù fuori casa, Cantù che non aveva mai perso in casa in tutta la stagione. Quindi come puoi capire so anche di basket, sono un uomo meraviglioso sposato. Senti, ma non c'è Arda Turan nell'Atletico Madrid? Cosa? Non c'è Arda Turan nell'Atletico Madrid? Allora io penso che... quando hai un po' la pancia piena, quando hai fatto più di quello che dovevi fare, quando hai scritto una pagina della storia del calcio, ci può anche stare che la decima se la prendano gli altri, perché quegli altri là stanno puntando tutto su questa partita. Io dico che l'Atletico Madrid avrà una libertà psicologica pazzesca se riesce a tenere il primo tempo a 0-0, secondo me può anche vincere la Champions. Se, come penso io, il Real andrà subito in vantaggio, sarà una partita che finirà, penso, da 3-0 in su. Marco? Perfetto. Ecco, beh, condividiamo appieno. Ma chi è quella voce femminile? Che cos'è? Il navigatore? Sono il navigatore. Il navigatore, però... Ma no, ma come? Però c'è la signorina accanto. Ma capito? Tu sei... Allora, scusa. tu sei un lupo di mare, un uomo di mondo, mm-hmm. E hai bisogno del navigatore satellitare. Assolutamente sì, perché sennò mi perderei ovunque, penso. Anche sotto casa tua a Palermo. Un orientamento imbarazzante. Va bene, Peppe, noi ti ringraziamo a modo di tutto per quanto riguarda quest'anno e ci conto a risentirti da settembre, speriamo da settembre, se non l'ultima di agosto, ma più o meno sarà molto più credibile il mese di settembre, nuovamente. Quindi tu ci sei sempre. Purtroppo sì, anche se bene, spero io, mi allora, mandi l'ultima. Ma l'ultima volta io vi ringrazio. No, ma no, mi hai fatto anche i complimenti prima, ma no, dai. Va bene, grazie Peppe, un abbraccione. Grazie a voi, grazie a te Vito, grazie a Marco. Domani sono a Gaeta, domani aspettami a Gaeta, ti vengo a bussare a casa. Aia, va bene, me ne vado, scappo via. Ciao ragazzi, ciao Peppe. Ciao Peppe, ciao. Allora, 19:47 minuti, saluto anche a Peppe Di Giovanni, un po' la lacrimuccia scende. Eh sì, dai, ci siamo divertiti con Peppe. Scusate, ma chi ha spento l'aria condizionata? Sei stato tu? Sì, mi sono dimenticato. No, sì, adesso comincio? Sì, adesso, manca un quarto d'ora alla fine del programma, stiamo con i microfoni accesi, adesso ti alzi e vai a accendere l'aria condizionata. No, ecco, appunto. No, volevo dire che con Peppe l'anno prossimo parleremo anche della Kakkonen North League. Le parolacce. Già la league che si chiama Kakkonen. Tu pensa in Finlandia come stanno messi male. Vabbè. Sì. Della Kakkonen. Novara e Varese sono sullo 0-0, 92esimo, mancano pochissimi secondi alla fine, tra poco vi daremo il finale. Sì, qualche altra cosa? Più serio della Kakkonen. Qualche ufficialità di mercato delle ultime ore. Andiamo in Inghilterra. Remy e De Jong non rinnovano con il Newcastle, quindi una notizia appunto dei Magpies. Mikael Laudrup lascia la panchina dello Swansea. E come abbiamo detto prima, c'è. Dopo pochi mesi, tra l'altro. Dopo pochi mesi, sì. Poi c'è Claude Makélélé, te lo ricordi, il centrocampista della Francia, che è diventato il nuovo allenatore del Bastia, sempre in Ligue 1. E poi l'abbiamo detto in apertura, questo acquisto mega galattico da parte del Paris Saint-Germain, che ha preso David Luiz dal Chelsea per una cifra vicina, si dice tra i 50 e i 60 milioni di euro, ancora non si sa, però se già la settimana scorsa la UEFA aveva multato proprio il PSG per non aver rispettato i parametri del fair play finanziario, adesso arriva quest'altro acquisto, quest'altra barca di soldi, chissà, vabbè. Vabbè, gli sceicchi quando si mettono in marcia. Fantamercato. Fantamercato. Speriamo che il petrolio ci sia sempre, almeno lo speriamo per i tifosi di queste squadre, perché se dovesse finire il petrolio, ragazzi, fanno la nostra fine. Vanno in terza categoria. Va bene, allora, velocemente, ti do 30 secondi perché abbiamo già pronto il prossimo ospite, grandissima ospite tra l'altro. 30 secondi per il Parma, che si qualifica per l'Europa League la settimana scorsa, ma pare che manchi il benestare della UEFA
per poter giocare appunto una competizione europea, il pass europeo. Sì, il Torino ci crede perché giustamente è arrivato settimo ad un punto dal Parma per quel calcio di rigore sbagliato da Cerci all'ultimo secondo in casa della Fiorentina. Il Torino ci crede, il Parma però è sereno di questa vicenda, ma in questi giorni ne sapremo sicuramente di più. Io credo che alla fine il Parma venga insomma premiato anche per quello che ha fatto in stagione. Parma e Torino se lo meritavano tutti e due. Il Parma forse, per quanto mi riguarda, è stato un pelino più costante durante la stagione, specialmente dal mese di febbraio a quello di maggio, di aprile, dove ha dato tantissimo. Sì, e poi anche una dimostrazione il fatto che Cassano stia convincendo Prandelli a andare. Pare che Brasile sia certo al 100%, esatto, Cassano. Quindi, e le voci che arrivano da Coverciano lo danno per certo in partenza verso il Brasile. Vi ricordo che il 2 giugno saranno emessi 23 nomi che partiranno ufficialmente per il Brasile, quindi con 7 tagli che opererà Prandelli appunto ai 30 giocatori che in questo momento sono ad allenarsi a Coverciano. Ma andiamo a salutare, vi stavo dicendo, la nostra grandissima conduttrice di Fuorigioco. È venuta, era in Svezia ed è venuta apposta a condurre. Era a Bari, a Mola di Bari, ed è apposta venuta a condurre. Mola di Bari, capitale dei dentisti italiani, fanno sempre lì il raduno invernale. Okay, quello, ragazzi, l'avevo pensata da 3 settimane, la dovevo dire, perdonati. Non ce la faccio più. No, ragazzi, lo so. Arriva adesso telefonicamente, non so neanche dove sia, ma vi dico semplicemente che poco prima della trasmissione le è caduto il telefono in mare. Non so se ha ritrovato il telefono, sicuro la scheda non funziona più. Ci ha dato un altro numero di telefono adesso. Più cialtrona e più in fuorigioco di così, ci può essere qualcun altro di Milena delle Grazie? Ciao Milena! Ciao ragazzi, buonasera. No, adesso ragazzi, ci devi spiegare. Giornata. No, ma infatti, cioè, no, ma perché ti devi fare i selfie in mare se poi devi perdere il telefono? No. I selfie non li faccio innanzitutto, no, ma non, vabbè, ma non è una cattiva parola, perché quando dici infatti, selfie no, non li no, per carità, ma mi ricordo i discorsi al liceo con le mie compagne di classe. No, ma non sono andata a sul mare per fare il bagno, no, sono andata sul mare perché c'erano dei miei amici e nello scendere da uno scoglio all'altro mi è caduto il telefono in mare. L'ha ricordato una bambina di 12 anni, sì, alla quale ho dato 2 euro, erano gli unici spiccioli che avevo in borsa. Che vergogna, 2 euro. Ma erano gli unici spiccioli. Ma regala il telefono, cioè, ma scusami. Sì, non funziona. Non funziona, no. Regalo, ma questo numero a cui ti abbiamo chiamato, quindi non ti appartiene a un completo no, sconosciuto. No, è il numero di una mia amica, adesso infatti c'ho il suo cellulare. Come si chiama, capito? Prima no, ma non è vero, ma non è vero, adesso sto chiedendo, adesso lo so che è di un'amica, ma è carina. No, è per sapere, no, è per sapere, ecco. Com'è? 1-1 palla al centro. Dai. E niente. Ma come dai? Ma dimmi com'è almeno. Ah, lei? Ma è molto bella. Ah, meno male, dai. I tuoi, cavolo. No, vabbè, era giusto per sapere, insomma. Senti, allora, puntata finale di Fuorigioco. Tu sei stata una delle grandissime protagoniste. Sì, sono triste. Col telefono in mare è ancora più triste, quindi oggi è una bella giornata. Senti, ma ricorda un momento in particolare, oltre che la puntata in cui io non c'ero, che sicuramente sarà passata la storia, eccetera eccetera, però dico, ricordaci un momento particolare che tu ricordi col sorriso, spero tanti, ma uno in particolare, della tua esperienza in conduzione qui a Fuorigioco. Ah, in conduzione? Non per forza. Non so, ce ne sono diversi. No, perché stavo pensando allo scherzo che abbiamo fatto quel giorno quando Marco ci ha detto che io non ero arrivata. Ah, ecco. E ho pensato davvero che ci avessi creduto. Però ecco. No, sì, tutti più o meno, no? Alla fine è stata un'esperienza quasi nuova per me, perché l'avevo già fatto, ma diversi anni fa. Quindi ripeterla è stata bella come esperienza. No, non fatemi fare, no, perché poi piango, no, ok? Io non sono perché, molto brava. No, al tuo fianco non c'era Vito, quindi cioè, essendoci io, la trasmissione, la puntata è andata proprio a gonfie vele. Ma non è vero, è stata la peggiore dell'anno, non ragazzi. È vero, bassissimo livello, cioè... No. Vito, non dire così perché non è vero, stai il vabbè. Però dico, dai, però ti sono mancato dire? Quel giorno. Sì, certo che ti sei mancato. No, certo che ma, sei mancato. Ma come ti sei mancato? No, certo che mi sei mancato, ci mancherebbe. Vedi, sì, sì. No.
assolutamente, come mi manca tipo Abbiati quando non gioca. Ma, o come no! Manca... Sì. Ma adesso non è il caso, no? Marco, intervieni in mia difesa. Era, per fare, era per fare un esempio. Guarda, se intervengo io da, su Abbiati, sullo sgabello, poi partiamo proprio. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, Milena, dove ti trovi? Tu sei al mare, ma perché dove ti trovi? Nella capitale? Allora, sì, io sono tornata in Puglia, da Milano a Roma, da Roma in Puglia, perché domani si vota e sinceramente sono venuta per questo. Ma no. Beh, vabbè, tanto domani si vota, no, per chi venuta... voterai? No, no, ma non si dice, no, no, quello non te lo dico, però sono venuta per questo, per andare a mare. Ma dicevo, purtroppo l'esperienza non è andata bene. Beh, voglio tornare a Roma abbronzata, cavolo ragazzi, ormai è maggio, cioè qui, ormai. Quando ero qui ero abbronzata da aprile. Posso capire settembre, ero abbronzata da aprile, anche i denti, stando a Mola. Sì. Senti, io la smetto con queste battute su Mola, prima o poi. Mettila. Sì, insomma, gli scogli di Mola sono rimasti indigesti al telefono di Milena Delle Grazie. Al mio telefono. Delle Grazie sì, come Guain, che scivola dagli scogli. Come Guain. È vero, non avevo pensato a questo parallelismo. Bravo, ma tu sei Marco. Scivolata o è scivolato semplicemente no, no, il no, telefono? No, 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 io ho fatto un salto e il telefono è venuto fuori dalla borsa perché era aperta. Brava, ma vai sugli scogli con la borsa, ma dai. Sì, vabbè, eravamo tutti con la borsa comunque. Ma tutti quanti con la borsa sugli scogli, a ma morte. Sì. No, sì, se, se c'era è chi una si nuova... faceva il bagno, noi non avevamo... No, era una nuova moda, no, si va, sugli, si va sugli scogli con ragazzi, le borse. Ragazzi, le nostre abitudini sono diverse dalle vostre, ma cavolo. Sì, quello è l'Adriatico che cambia, certo. No, sono terrona più che altro. No, ma non è vero, non è vero. Noi siamo più terroni di te, quindi pensate, Marco è proprio il re del, dei terroni. Ma anche no. Dei terroni. Vabbè, salutaci Mola, salutaci il congresso degli odontoiatri italiani. Basta, che si tiene in questi giorni a Mola di Bari. Sì? No, pensavo stesse dicendo qualche altra cosa. No, no. È stato un vero piacere averti come co-conduttrice, averti come ospite, ovviamente, telefonico qui a Fuori Gioco. Speriamo da settembre di riaverti fissa come ospite, ovviamente, con noi. Grazie di tutto, buon fine settimana. Ragazzi, grazie a voi. Ricomprati un cellulare da 30 euro, però, si spera. Posso dire l'ultima cosa? No, sì, sì, certo. No, ma come no? No, 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 finalmente, sì, sì. Ah, finalmente è finito sto campionato di... No, di... no, non si okay, dice. Avete capito. Non si dice, va bene. Eh no, non si dice, infatti non l'ho detto. L'anno prossimo okay. il Milan vincerà la Champions L'anno prossimo League. Sarà peggio. Sì, sì, vabbè. Vabbè, fantacalcio. Milena, un abbraccione! Ciao ragazzi, un bacio a tutti! Ciao! Ciao, allora, ciao. Allora, è finita Novara Varese 0-0 il risultato finale. Velocemente con Novara e Varese che rimangono sempre al 18esimo e 19esimo posto. In questo momento sarebbero le due squadre che andrebbero appunto ai play out. Quindi Varese comunque per differenza reti è avanti al Novara. Brevemente anche un altro paio di notizie. Ci sono state le abbiamo i risultati delle qualifiche del Gran Premio di Monaco che ci sarà domani. Parte davanti a tutti Nico Rosberg, seguito da Hamilton, quindi Mercedes è sempre più veloce di tutti, poi Ricciardo Vettel, Alonso e Raikkonen al quinto e sesto posto. Poi un'altra bella iniziativa che questa volta arriva dai tifosi del Borussia Dortmund e abbiamo un articolo appunto su questo fatto. I tifosi del Borussia Dortmund che si sono schierati contro il nazismo negli stadi e quindi è stato preparato sul web un video appunto irrisorio. È stata una bella cosa, insomma. Nonostante l'abbiamo offeso prima, il direttore di Raffa 135 è venuto, bontà sua, ad accenderci, perché se era per te, ad accenderci l'aria condizionata. Grazie, grazie, perché altrimenti in questo momento eravamo già svenuti. E allora, sono le 19.58, io direi che non c'è più tempo per l'ultimo ospite della serata Fuori Gioco 24esima puntata. Direi di chiudere qui, quindi ringraziamo tutti e arrivederci. No? Sì. No, ha già l'hai chiamato, Gianca, quindi non possiamo attaccare. Tu attacca il telefono, dice è caduta la linea. No, per forza. Vado a presentare. Lui è stato qui in co-conduzione. Se non sbaglio, era l'11 di gennaio. Era comunque la prima puntata del 2014, giusto proprio per dare l'antipasto e la prefazione a quello che sarebbe stato l'anno più cialtrone per Mondo Pallone fino a questo momento, vale a dire il 2014. Pensa, e siamo ancora a maggio.
e doveva venirci a trovare prima che finisse il programma per motivi di salute e lavorativi, non è riuscito a venire, quindi lo abbiamo chiamato, l'abbiamo tenuto per ultimo. È lui o non è lui? Ma certo che è lui, Pietro Luigi Borgia. Ciao Pietro. Buonasera, mi tenete in cauda venenum, come veleno finale proprio, sì, va bene. Proprio per farci chiudere, è apposta per non farci riconfermare. Se posso mettere i puntini sulle i su un paio di cose, perché visto che sono quello che di solito corregge, confermo che era l'11 gennaio, che avevo anche una costola rotta, smentisco Coppola quando dice che compiamo 3 anni fra 4 mesi, perché fra 4 mesi è settembre e noi li compiamo a novembre. Ho sbagliato il calcolo, pensavo che novembre fosse 9 come mese, 9 novembre. Dicono tutti così. Eravamo a maggio, capisci che 5? No, non è vero. In ogni caso tu continui a dire on air rumors, che sai che io ti sentirò un giorno però on air si dice perché siamo in radio, i rumors però lo accompagno alle voci. In onda. E poi ma non riesce ad attaccare Giancarlo, attacca il telefono. Dimmi. Poi volevo smentire anche quell'altro, c'è la par condicio, no? Siamo in clima elettorale. Meno male, dai. Marco ha detto che l'obiettivo nostro è migliorarci, volevo dire, da quando in qua. Non mi pare che siamo all'altezza di migliorarci, quindi forse è meglio dimenticarcelo. Ecco. E poi proprio per invogliarci ad andare avanti, capito? Esatto. Sì. Poi un'altra cosa, abbiamo avuto due ospiti che hanno dato due bellissimi... diciamo pronostici per stasera. Sappiate che chi non ci ha preso verrà licenziato. No, Paolo, ma poveri. Tra l'altro Pietro, scusami, Paolo Maragoni vede i rigori, Peppe Giovanni vede il 3-0 netto, vedi i rigori minimo. Ovunque Paolo Maragoni, non lo so, così. Chi ha sbagliato sappia che come minimo in ginocchio sui ceci. Meno no. Pietro, intanto da Twitter è arrivato un cinguettio, tenete Giuseppe Di Giovanni lontano dalla finale, porta talmente sfiga che perderanno tutte e due le squadre se la guarda. E infatti Peppe, era la partita di basket stasera, quindi non guarderà la partita. Scoppia una bomba al Daluz di Lisbona. No, ovviamente siamo scherzando. Se Cantù stasera vince una partita a Roma, sappiamo di chi è la colpa. Esatto. Del povero Peppe Di Giovanni. Va bene, allora cerchiamo di diventare seri perché sono le 20:02 e già non dovevamo aver finito da 2 minuti, ma ci dilungheremo senza problema visto che è l'ultima puntata, ma non di tantissimo. Allora Pietro, abbiamo parlato con Alex di ciò che è direttore, ricordo tu sei vice direttore purtroppo in compagnia di Marco Iannot. Ecco. Ma ancora non sono riuscito a fare il golpe, ma mi sto organizzando. è solo questione di tempo. È solo questione di giorni. Ci ha parlato, dicevo Alex, di ciò che è stato Mondopallone e ciò che è stato fuorigioco, quello che sarà fuorigioco. Tu ti occupi, l'ho anticipato tra l'altro una mezz'oretta fa, di un corso che anticipa l'ingresso nella redazione di Mondopallone. Quindi è come se a te si è affidato il futuro, quello che sarà invece del sito. Che cosa c'è da aspettarsi nel prossimo futuro per quanto riguarda mondopallone.it e che cosa ti senti di dire riguardo al corso che tieni e ai nuovi aspiranti corsisti che vogliono cominciare questa avventura giornalistica con noi? Ma di sicuro posso dire che Mondopallone si può considerare un punto di partenza per molti, perché non si nega un'opportunità a nessuno e il corso di per sé è una opportunità di formazione, non è un corso riconosciuto, non è che va a curriculum, però comunque sia è tutto un lavoro di preparazione al lavoro di redazione che offriamo assolutamente gratis et amore dei e per la passione di fare questo lavoro. Questo è il primo punto che ci tengo a dire. La formazione di chi vuole lavorare con noi, di chi vuole entrare in questo mondo è fondamentale. Seconda cosa però, anche secondo me, per come è strutturato il corso, noi non vogliamo soltanto essere un punto di partenza, ma pensiamo anche di essere un punto di arrivo. Ci teniamo moltissimo a continuare a crescere, a continuare a fidelizzare non solo i lettori, secondo me, ma dobbiamo fidelizzare anche chi condivide il nostro modo di vedere il sito. Il nostro modo di vedere il sito
per chi volesse farsi un'idea può dare un'occhiata al manifesto di Mondopallone, perché in occasione del secondo compleanno di Mondopallone, che Vito Coppola sa benissimo quando è, che è il 15 novembre. Ecco, meno male, l'interrogazione è stata superata. Meno male, ragazzi, sennò erano 3 mesi di pura follia. Abbiamo pubblicato quel giorno lì e sfido veramente a trovare altri siti che abbiamo fatto altrettanto. Abbiamo pubblicato la nostra linea editoriale, che non è da tutti. Abbiamo spiegato chi siamo, cosa ci muove, quali sono i nostri criteri giornalistici e linguistici, quali sono le cose che seguiamo e qual è il tipo di impegno che ci mettiamo. Non mi sembra poco e, ripeto, sfido chiunque a trovare nella Gazzetta o nel Corriere dello Sport altrettanto. Forse loro non ne hanno bisogno, si potrebbe anche pensare una cosa del genere, ma non sono, da questo punto di vista, non sono tanto trasparenti quanto siamo trasparenti noi, e non mi pare poco. E non mi pare poco, no, sono d'accordo con te. E per quanto riguarda invece le nuove leve, ciò su cui stai lavorando... Sì. Per le nuove leve ne abbiamo già avute 4, una l'abbiamo sentita prima, Paolo Maragoni, che... La cosa bella dei nuovi 4 ingressi che abbiamo avuto negli ultimi giorni è che non ce ne sono 2 uguali. Paolo, appassionato di tennis, Paolo Maragoni, appassionato di tennis, Paolo Guaragna invece aggiunge moltissimo sull'aspetto legale, economico dello sport, Alessandro Legnazzi è molto preparato su ciclismo, atletica, oltre che sullo sport, specie di Genova, poi abbiamo Enrica Iacono che peraltro contribuisce alle quote rosa non lasciando da sola Milena, che invece segue di più il basket, per esempio, o negli ultimi giorni ha dato una mano anche per il calcio mercato e di sicuro sta anche in squadra. E ci sono dei tipini, niente male, in erba, perché il corso è partito, un altro corso, non si sa se porteranno a termine con il massimo dei voti questo percorso, però ci sono dei tipini niente male già pronti a entrare. Abbiamo altri 5 candidati, i cognomi non si fanno perché ancora giusto, non se li sono meritati, ma i nomi si possono fare, quindi abbiamo Andrea, Enrica, Simone e poi... attimo di vuoto. Attenzione. Leonardo e Silvano. Non mi coglierete in castagna. Però abbiamo approfittato dell'attimo di vuoto che mi rivenderò da qui ai prossimi 7 compleanni di Mondopallone. Contaci, però abbiamo questi 5 candidati, vediamo, c'è fiducia, vediamo un po', soprattutto cercheremo di vedere anche all'opera, appunto, quello che è il nostro modo di fare formazione. Noi, in un certo senso, noi facciamo informazione con il sito, facciamo formazione prima di lavorare nel sito. Anche questo, non penso che ci siano molti siti che fanno la stessa cosa. Senti, Pietro, non so se sei d'accordo, no, scusami, però stavamo un attimo mettendoci d'accordo con Marco perché abbiamo fatto una lista, prima di salutarti vorremmo leggere tutti i nomi di coloro che sono intervenuti a Fuorigioco quest'anno. È stata una lista che abbiamo preparato con credo il 100% di esattezza. Ci scusiamo nel caso non abbiamo ricordato qualcuno, ma siamo sicuri di aver ricordato tutti. Secondo gli exit poll non è così? Come? Secondo gli exit poll non è così? Vabbè, lo permettiamo. Se abbiamo dimenticato qualcuno... siamo pronti a offrirvi una birra. Io sono pronto a offrirvi una birra. Sì, anche due. A coloro che avrò dimenticato. Ovviamente non verranno ricordati i nomi di coloro che sono intervenuti stasera, che ricordo sono Stefano Pantano, Alex Milone, Paolo Maragoni, Peppe Di Giovanni, Milena Delle Grazie e Pietro Luigi Borgia. E partiamo con gli esterni a Mondopallone con Marco Iannotta. Allora dai, io vado con gli esterni e tu vai con i mondopallonari. Allora ringraziamo Alberto Santi, Luca Brida, Luca Sgarbi e Luca Cilli, Fabio Panchetti, Silver Mele, Federico Casotti, Fernando Siani, Antonio Vitiello, Riccardo Trevisani, Massimo Alibardi, Rosario Scarcelli, Giovanni Tedesco e Marco Russo. Poi abbiamo le quote rosa. Che quote rosa? Federica Terramoccia, Giulia Di Camillo, Francesca Simonelli, Eleonora Boi, Deborah Schirru,
Monica Bertini, Valentina Buzzi, Daniela Scalia e Sara Castellana. Su Sara Castellana c'è un asterisco, se volete vi leggo quello che c'è scritto sotto. No, no, ma perché di no. Così no, puttini puttini? No, vabbè. Andiamo a salutare invece coloro che hanno contribuito a questo successo di Fuorigioco e che sono all'interno della redazione di Mondo Pallone, vale a dire Luigi Recchia, Luciano Savarese, Michele Pannozzo, Matteo Portoghese, Gaetano Allegra, Elia Modugno, Stefano Pellone, Stefano Tomat, Paolo Chicherchia, Scafandro, detto Francesco Davide Scafà, Michael Braga o Michael Braga, Francesco Cucinotta, Antonio Cunazza, Francesco Mariani, Alessandro Lelli, Claudio Battiato, Giorgio Crico, gli amici di Giorgio Crico, vale a dire Capitan Zanetti e mister Antonio Conde, Francesco Piacentini, Demetrio Bertoletti, Cristiano Vaccarella e Giuseppe Pucciarelli. Quindi, non sono stati pochi, caro Pietro, che ne pensi? Posso confermare che vi siete dimenticati una persona? No, ma no! Chi è? Alessandra Stefanelli, non l'avete citato. Alessandra Stefanelli, oh, che sì. Sì, no, perché non è contabile né con gli interni né con gli esterni, perché quando è intervenuta... C'era una forchetta di errore del 3%. Ecco, e l'abbiamo azzeccata. No, tra l'altro ad Alessandra sicuramente, che è della zona, riusciremo ad offrirle la birra. Ma Pietro, non sono stati pochi coloro che sono intervenuti, poi siamo in chiusura. No, non sono stati pochi, però secondo me ci siamo dimenticati di ringraziare una cosa, soprattutto un paio di persone soprattutto. Perché vai. Noi siamo qua a fare i cialtroni, però se possiamo fare i cialtroni è perché c'è qualcuno che ci offre la propria competenza, le proprie frequenze radio, ci offre il mixer, ci offre veramente tutto, cioè RAF 103.5, perché verissimo l'idea di fare il programma e tutto, ma senza di loro non faremmo assolutamente nulla del genere. Quindi credo di ringraziare. È giusto. Grandissimi applausi a RAF 103.5, che come dicevo prima, Carlo è il direttore, senza i quali nulla di questo sarebbe possibile. Sì. Applausi, vero. Poi? Poi basta. Ah, no, vabbè, le due persone no, ovviamente perché, erano loro. No, è giusto, anche perché noi ci dobbiamo andare, che inizia la Champions. È vero, insomma, dobbiamo tornare a casa per vederci la Champions. E allora, resta intanto con noi Pietro per il saluto finale. Io voglio ringraziare, esatto. L'avrei ringraziato alla fine, ma ci eravamo preparati lo sketch con Pietro per poter far sì che partisse da lui. Ringraziamento a RAF 103.5. Io ringrazio mondopallone.it, ringrazio Fabio Raduan, che è stato sempre con noi dall'Irlanda, sempre preciso con Spreaker per poter permettere il pre e il post produzione, e quindi sia la diretta che la puntata registrata su mondopallone.it, appunto, di Fuorigioco. Ringrazio il Deus Ex Machina del mixer e della regia, vedi, l'ultima volta me l'hai fatto sbagliare a dire, vale a dire Giancarlo Faiola, grazie mille, perché è stato sempre fedele lì, sempre presente nella sua postazione al di là del vetro. Ringrazio te, Marco Iannotta. E io ringrazio te, Vito Coppola. Grazie a Pietro Luigi Borgia per questo finale esaltante di Fuorigioco. Grazie a tutti. Noi pensiamo, speriamo di poterci risentire con nuove idee, con un nuovo format. No, format no, con un format modificato per quanto riguarda il prossimo, la prossima stagione calcistica, il prossimo campionato. Quindi sono le 20:12, si chiude la 24esima ed ultima puntata di Fuorigioco con le 2G. Io vi auguro una felicissima e divertentissima estate 2014, per poi risentirci su queste frequenze, su questo sito, ovunque voi ci stiate seguendo. Attenzione, perché ci saranno delle novità, pagina Facebook, pagina Twitter, per quanto riguarda Fuorigioco stesso. Ci risentiamo fra qualche mese, saremo di nuovo qui, non ci abbandonate, pensateci, ciao! Fuorigioco!